Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, oggi insieme andiamo da Mango, dove ho fatto un try on dei saldi. Vi anticipo che in store, non so se anche online, non ho controllato, mannaggia. Se acquistate due articoli c'è il 15% di sconto aggiuntivo, se acquistate tre articoli c'è il 20% di sconto aggiuntivo. Ovviamente due articoli li ho acquistati, ma vi dico, state connesse. Se vi piace la moda e il make-up, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, perché arriveranno presto diversi video try on haul. Per quanto riguarda i saldi, credo che li dividerò in due video, perché ho accumulato tutte le cose che ho acquistato durante i saldi di abbigliamento e le dividerò in due video. In più avremo un altro haul di make-up e un video particolare di make-up. Vi sto spoilerando già le prossime programmazioni. Quindi siamo andati da Mango in negozio. In base a quello che forniva il punto vendita ho scelto dei capi. Sono circa 10 capi più un paio di scarpe. Il primo capo di cui voglio parlarvi è un cappotto molto particolare, perché è presente in rosa big bubble, rosa baby un po' più carico, e un bel azzurro pastello abbastanza intenso. Non è scontatissimo, però c'è della lana, è foderato, è fatto veramente bene, un po' over. Io ho provato una XS, molto molto carino, piuttosto lungo, e non era scontatissimo. Io aspetto ancora un po', però se lo dovessi trovare a un prezzo stracciato io lo acquisterei. Aspetto un po' lana cotta quasi. Ve lo faccio vedere indossato. E il suo prezzo era di 100 euro e adesso ne costa 79,90, quindi non è super scontato. Il prossimo capo è, e forse lo capirete, è un capo che comunque io cercavo da tempo, perché ho preso lo stesso capo da Zara l'anno scorso. Praticamente parliamo di un gilet smanicato col cappuccio un po' lunghino. Ce l'ho già nero e lo volevo chiaro quest'anno. L'avevo visto da Mango, l'avevo anche provato a inizio stagione, costava tipo 70 euro, ma l'ho trovato e ce n'era tra l'altro, c'è sia in nero che in panna, ed è fatto e rifinito veramente benissimo. Quindi se lo trovate online potete procedere all'acquisto, perché è veramente di un'ottima qualità. La taglia che ho indossato in questo video è la taglia S ed era scontato a 29,90. Un capo secondo me da avere adesso che arriva la primavera. Possiamo metterlo sui maglioni, oppure sopra le giacche in jeans, sopra il chiodo, insomma è un po' universale, abbastanza sportivo, casual, e mi piace un sacco il fatto che non sia classico smanicato corto ma un pochino più lungo. Vediamolo indossato. Voglio fare una menzione speciale alle scarpe che indosserò da ora in poi nel try on haul. Sono veramente carinissime. Non le ho prese perché sì, erano super scontate, costavano tipo 12 euro e mi sarebbero venute intorno alle 10 euro. Ne ho tante, infatti devo segnare di farvi anche il video della mia collezione di scarpe. Se vi interessa fatemelo sapere nei commenti, dato che ho costruito la scarpiera nuova. È veramente bellissimo il modello, perché è una décolleté, tacco comodissimo, credo 9 cm, ed è molto molto carina, specialmente vabbè, un colore super abbinabile in primavera. Se vi manca la scarpa di questo colore prendetela, perché è bellissima e anche comoda e calza il numero giusto. Il primo capo che vi mostro è una tuta elegantina, molto bella, di un azzurro molto particolare, perché è un carta da zucchero piuttosto scuro, quasi blu, un bluette, leggermente anticato, polvere, ed è una tuta con uno scollo a V, con un nodo in vita e il pantapalazzo lungo che slancia tantissimo la figura. La vediamo nel dettaglio, e questa tuta costava 60 euro, era scontata a 29,99. Ho indossato una taglia media e ce la guardiamo indossata.
veramente elegante, ma fruibile anche per andare in ufficio. Io con sopra una giacchettina bianca in cotone o anche un giubbino ed un giacchino di jeans ci può stare. Il prossimo capo è un abitino un po' romantico, un po' retro e adatto anche a chi ha il fianchetto, la pancetta, perché scende un po' ad A, è molto abbondante perché ho provato una taglia XS o S, ora non ricordo precisamente, una S, e ha la manica sbuffo, ha un po' il collettino anni 70 e scende con questo taglio a trapezio carinissimo, base nera con questi fiorellini sul beige panna, molto bello, con uno stivale tipo quello che abbiamo visto nel try on di Stradivarius sotto, stupendo. E io ovviamente l'ho provato con le décolleté perché non ho preso gli stivali in negozio, anche se c'erano e erano disponibili, sono gli stivali che trovate a più o meno inizio stagione, quando ho fatto il try on haul di Mango ho provato quegli stivali in pelle che costavano 170-160 e adesso erano scontati a 99, quindi se dovesse interessarvi un bel paio di stivali in vera pelle li trovate. Vediamo l'abito indossato. E vado avanti con un completo. Allora, il pantalone che in camera risultava rosso, anche se ho provato con diverse luci, in realtà è un arancione aragosta quasi ruggine, quindi molto carino come colore, ed è un pantalone con le pants un po' a sigaretta ma non troppo aderente, vita alta con la sua cintura in tessuto abbinata, e l'ho abbinato, che era sempre in saldo, ha una blusa leggermente trasparente con una fantasia un po' effetto cashmere, ed è una blusa molto particolare che io non andrei a prendere, diciamo, a primo impatto, però con questo pantalone la vedevo particolarmente bene perché all'interno ha il verde, ha il blu e anche questo stesso colore del pantalone, quindi trovavo che fosse un match comunque ricercato, non il solito abbinamento scontato, e ho voluto proporvelo sperando che magari a qualcuna possa piacere, e entrambi avevano un ottimo prezzo. Vediamo questo outfit composto da pantalone e blusa. Prossimo capo l'ho provato sempre sul pantalone, e questo è un capo universale, l'abbiamo visto in vari negozi, comunque un capo che viene proposto un po' da tutti i negozi, ed è un cardigan. Questo è molto carino perché ha i bottoncini proprio con la perla intera e ha la manica un po' arricciata, quindi molto fine, era presente in negozio anche in verde salvia con sempre le perle neutre, quindi bianche. Molto molto carino, anche in verde salvia sul jeans lo trovo veramente elegante e raffinato, ma anche da indossare sopra una camicetta magari più morbida in seta, un po' più stile bon ton. Vi faccio vedere anche questo cardigan indossato, anche se non era anche lui scontato moltissimo. Capo scontato invece che possiamo sfruttare moltissimo in primavera e autunno è la classica giacchetta in ecopelle. Questa era molto scontata perché da 60 euro era scontata a 29,90, ed è un po' particolare perché al taglio della manica leggermente sceso, è piuttosto corta, ed è, a me piace molto metterla con la manica tirata su e magari la camicia o il maglioncino che escono fuori davanti, ed è fatta piuttosto bene.
è una bella ecopelle, sembra quasi vera pelle, e ovviamente è un must questo capo, bisogna avere almeno un chiodo, una giacchetta di pelle o ecopelle nel nostro guardaroba, perché ci vuole, cioè proprio per me è un caposaldo della vita. Vediamola indossata. Allora, questo articolo non l'ho preso perché chi ha visto il try on di Shein verso Natale dei maglioni, ho preso un maglioncino molto simile su Shein e l'avevo preso perché in realtà mi piaceva questo. Adesso ovviamente l'ho trovato nella mia taglia, super scontato, e mi brucia dentro, però veramente sono veramente simili, stessi colori, cambia un pochino il modello, anche se questo di mango sinceramente mi piaceva di più perché vabbè, si vede che è fatto un po' più particolare, e è un bellissimo cardigan che costava 50 euro, era scontato a 19,90, cioè è ancora, mi sto mangiando le mani. Comunque è in lilla, verdino, panna e giallo ocra, e ha delle taschine applicate sul davanti, è un po' crop, non cortissimo, in base anche alla taglia che prendiamo, veste più lungo o più corto, si può portare anche un po' over. Scollo a V molto molto bello, è proprio stupendo questo cardigan. Il particolare è sia l'intreccio del tessuto che le tasche applicate, così mi piacciono da impazzire. Vediamolo indossato. Ultimo capo, ma non meno importante, è un capo primavera-estate ed è una blusa che conosciamo perché avevamo già visto nel precedente video di Mango e mi piaceva tantissimo in verde, ed era una punta di verde meravigliosa, ovviamente verde andata sold out, ma l'ho trovata in lilla ed è meravigliosa ugualmente anche in lilla, tra l'altro è scontata a 12,90 euro, quindi se la trovate vi consiglio di acquistarla perché è bellissima sul jeans, è bellissima con una mini gonna, una gonna matita vita alta sul color panna, magari un po' in tessuto. È bella, veramente secondo me si può abbinare benissimo con il pantapalazzo fluido, cioè è una maglia, una blusa che possiamo utilizzare sia di giorno che di sera, stupenda, 12,90, la vediamo subito indossata alle spalline, quindi rimane con la spallina imbottita, magari non la consiglio a chi ha già delle spalle abbondanti, però per chi ha diciamo delle spalle regolari è veramente bellissima. Ho preso la taglia S, ma l'altra volta avevo provato la XS, quindi veste bene. La L veste una 48-50 di questa, perché l'ha provata anche mia mamma, e ve la faccio vedere indossata. Bene, questo è stato, diciamo, siamo quasi a fine saldi, quindi finiremo con i try on haul tutto il percorso saldi e poi ci dedicheremo alla nuova collezione. Ho già visto in giro un po' la nuova collezione, ci sarà super colorata, super super colorati gli abiti, verdi, fucsia, arancioni, colori proprio neon. E io spero che vi abbia fatto piacere passare del tempo in mia compagnia, vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo che vi aspetto anche su Instagram e TikTok, vi lascio i link nell'info box se volete venire a trovarmi per altri contenuti. Come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.